Benvenuti su Zoom Approfondimento, ci troviamo nella spiaggia tra San Niccolò e Pontevecchio, allestita da alcune sculture di sedicente Moradi. Finalmente siamo riusciti a realizzare un piccolo sogno nato un anno fa in occasione dei lavori per ricostruire il Lungarno Torrigiani, lavori che sono andati a tempo di record per fortuna, ma che hanno svelato questo lato del fiume poco conosciuto. Abbiamo pensato di mantenere il camminamento che era stato realizzato per compiere le opere e lo abbiamo riadattato grazie a Publiacqua e anche alla collaborazione del Genio Civile della Regione Toscana, della Soprintendenza, così da avere un camminamento vero e proprio che serve ovviamente alla movimentazione dei mezzi per la pulizia delle rive, il controllo della sponda, ma che diventa anche un passaggio lungo il fiume, un passaggio straordinario che lega San Niccolò con il Ponte Vecchio, che può essere percorso ogni ora del giorno per ammirare il nostro fiume e vedere Firenze da un'angolazione mai vista prima. E l'occasione non poteva essere più bella per inaugurare la mostra del maestro Moradi, una mostra all'insegna della biodiversità, della natura, direi bioarte, non so se si può definire così, perché i materiali utilizzati sono materiali che nascono dalla natura, dal terreno e tornano alla natura e che impersonificano animali diciamo a cui il contesto della città non è abituato, per la gioia e il divertimento dei bambini, per la curiosità dei turisti, ma anche per il piacere dei fiorentini. Uniamo arte, natura, bellezza e ci riprendiamo il nostro fiume, che non può essere solo ricordato per le alluvioni che hanno invaso la città, ma che deve essere anche una grande fonte di vita e di bellezza. Siamo felici di essere riusciti tutti insieme a ottenere questo risultato e sono convintissimo che tanti fiorentini da ogni parte della città verranno qui a provare la sensazione che stiamo provando noi di camminare praticamente lungo l'Arno a filo con l'acqua, ammirando Firenze da questa prospettiva. L'arte che comunica è l'arte pubblica, è l'arte che riempie i vuoti e che anima gli spazi pubblici. Noi da 3 anni a questa parte stiamo portando grandi artisti di arte contemporanea, ma anche giovani del nostro territorio, come il maestro Moradi, che viene da questa città alle radici qui a Firenze e che con il suo linguaggio interagisce con il contesto, in questo caso con quello naturale della nostra città. Io credo che Firenze non può essere concepita che come città contemporanea. Guai se pensiamo che Firenze sia un museo legato al passato, una città da mettere nella naftalina. È invece un palcoscenico straordinario che spalanca le porte ai giovani artisti di ogni nazionalità che parlano il linguaggio di oggi e che sanno esprimere sentimenti straordinari vivendo un dialogo con la città, i suoi palazzi, i suoi ponti, il suo fiume, le sue rive. Credo che sia un messaggio straordinario di bellezza, di positività e di creatività di cui Firenze davvero sa essere un interprete assolutamente straordinario. Andiamo a conoscere meglio l'artista sedicente Moradi, già si era fatto apprezzare con le sue opere in Piazza Gaddi. Sedicente Moradi ha una bottega nell'Oltrarno ed è colui che oggi ha curato queste opere. Sì, esatto. Allora, da dove nasce la tua arte? Beh, nasce dai fiumi, nasce dalle spiagge, nasce dalle olivete, nasce dai boschi, dove si riesce a recuperare del legno che abbia una storia da raccontare. Ecco, io cerco questo legno, lo guardo e cerco di assemblarlo per comporre qualcosa. Le sculture che hai composto oggi infatti sono costituite con un assemblaggio di legni, potature e quant'altro trovato vicino al fiume. Sì, questo è tutto legno di fiume, legno fluviale, quindi è stato realizzato ed assemblato sul fiume, quindi diciamo non c'è frattura tra il lavoro e l'ambiente dove poi vengono collocate. Cerca di essere comunque un intervento appunto rispettoso di tutto, sia del concetto che dell'ambiente che poi lo va a accogliere. Questa serie di sculture appunto è una galleria di animali fantastici che non sarebbe possibile vedere sull'Arno altrimenti. Dietro ognuno c'è una simbologia ovviamente, comunque una storia che me li ha fatti scegliere come diciamo esempi per questa camminata. Insomma, c'è la giraffa che è una citazione di quella del Magnifico, insomma una giraffa che Lorenzo il Magnifico portò a Firenze nel 1487, c'è il coccodrillo che comunque in quest'angolo diciamo quasi paludoso di Arno ricorda appunto questa creatura malefica, maligna, per finire con appunto
la fantasia, il sogno che può evocare l'unicorno in un ambiente, in un panorama così magico come quello fiorentino. Come pensi che reagiranno i fiorentini alla vista di queste opere? Le scorse reazioni sono sempre state positive. Sì, le reazioni, devo dire, dei fiorentini sono sorprendenti, spesso e volentieri. Io mi auguro solo che ci siano reazioni, ecco. Poi possono essere sia positive che negative, l'importante è che l'opera d'arte, ecco, susciti qualcosa, crei comunque un contatto, una vicinanza fra le persone e degli episodi su cui si può discutere, perché no. Riuscitissimo evento in grande stile, quali altri eventi ci attendono in quest'estate fiorentina? Ma dunque, oggi siamo qua per un evento importante dell'estate, perché di fatto inauguriamo una mostra che dialoga col fiume, quindi il fiume, come aveva già annunciato il sindaco nella conferenza stampa iniziale, è un elemento protagonista di questa estate. Abbiamo avuto la Brass Week con le musiche dal mondo, i grandi fiati da tutto il mondo, invitati dal maestro Bonucci proprio qua sul fiume, sull'Arno. Abbiamo avuto gli spazi estivi che sono a ridosso del fiume. Insomma, il fiume è davvero una presenza importante, anche come hanno testimoniato, per dire, le iniziative della cooperativa archeologia per raccontare proprio l'Arno. Oggi siamo qua nel cuore dell'estate a raccontare un pezzo di fiume nuovo che non aveva, come dire, non aveva mai avuto la presenza dei cittadini, e quindi siamo davvero felici di questa festa di città. È un modo per riscoprire il fiume, appunto. È un modo per ritornare in un contatto intimo e diretto con il fiume, che è un elemento che tutti conosciamo e che fa parte della città di Firenze e che fa parte della memoria della città e del presente, della contemporaneità della nostra città. Quindi è importantissimo considerarlo uno dei luoghi della produzione culturale. Che cosa ci aspetta in futuro? Ci aspettano tantissimi eventi. Io ci tengo a dire che il mese di agosto è un mese importante per l'estate fiorentina, perché si avvicendano una serie di iniziative molto molto attese dalla cittadinanza, perché adesso ad esempio abbiamo il cinema tascabile che gira i 5 quartieri della città e quindi che racconterà il miglior cinema nelle periferie. Abbiamo un festival jazz che ci aspetterà per il mese di settembre, che sarà atteso per il mese di settembre, che porterà la miglior musica internazionale qui a Firenze. Abbiamo una serie di iniziative che raccontano luoghi meno noti, meno frequentati della città. Proprio questo era un elemento del bando, per chi se lo ricorda, l'avviso dell'estate quest'anno includeva le periferie, includeva i luoghi da scoprire della città di Firenze. Abbiamo cinema all'aperto che continua anche nelle tante arene cinematografiche della città. Il primo anno che abbiamo con grande successo avuto il cinema al Piazzale degli Uffizi, devo dire che ci fa sperare bene per un ampliamento e per, come dire, una conferma per l'anno venturo. Questo è stato davvero uno degli emblemi, dei simboli di questa estate fiorentina. E poi ci sarà, come abbiamo già annunciato, ci saranno i festeggiamenti di Camera con Vista, il capolavoro di James Ivory, che sarà in città e che avremo modo di onorare con un'iniziativa legata all'estate fiorentina. A questo si aggiungono le attività di tutti gli spazi estivi. Siamo qui a forse 400-500 metri da Easy Living, che è un luogo molto amato dai fiorentini, un luogo dell'estate fiorentina, e ce ne sono 11 di spazi estivi. Tutti i giorni producono iniziative, producono buona ristorazione, producono socialità e momenti di condivisione. Quindi davvero visitate il sito www.estatefiorentina.it, perché è il modo migliore per rimanere aggiornati. Un bellissimo evento che permette di rivivere il fiume anche grazie a queste sculture che sono state realizzate con l'assemblaggio di vari materiali trovati appunto vicino l'Arno, quali potature, legni e quant'altro.